Allora, siamo in compagnia di Giulio De Vescovi, siamo qui a, nel campo rotaliano e Giulio è ormai un affermato produttore di terol del rotaliano. Giulio, a te che viene un'esperienza di studio fatto a Firenze, hai portato la tua esperienza qua dando un risvolto nuovo a questa denominazione. Raccontaci un po' la tua esperienza. Ma occuparsi di terol del rotaliano, diciamo che non è così facile come magari occuparsi di alcune altre varietà in zone storicamente più fortunate o nelle quali le varietà locali sono state da tempo rispettate per il ruolo che occupano in quel territorio. Il terol, insomma, ha una storia un po' particolare, solo negli ultimi anni si è creduto profondamente in lui, alcune aziende storiche, altri giovani che si sono messi in gioco hanno cercato di conoscerlo profondamente anche in relazione al suo territorio di coltivazione, considerandolo non la coppia di qualcos'altro ma un binomio che potesse dare dei risultati qualitativi molto, molto importanti. Quindi questa è la stessa cosa che abbiamo cercato di fare noi quando nel 2003, dopo aver frequentato la Toscana per studi e anche per respirare un po' l'aria sicuramente molto interessante lì del mondo del vino e della cultura del vino che c'è, per poter portare poi qui anche un approccio un pochino più propositivo e di grande fiducia nel territorio e nella nostra varietà che è il terol del rotaliano. E così è stato, abbiamo cominciato a lavorare, a sperimentare, a ricercare, a capire fin dal vigneto, soprattutto dal vigneto, dallo studio dei suoli, dal comportamento delle vigne, dalle forme di allevamento, dall'età, dalle combinazioni di innesto, porta innesto, cloni, eccetera, eccetera, e così stiamo facendo. È un percorso molto lungo perché abbiamo una possibilità all'anno di fare delle prove poi concrete di quelle che sono le nostre idee e le nostre sperimentazioni, e quindi oggi abbiamo maturato un'idea ma ancora in continua analisi e riflessione, perché ripeto, ci vuole un po' più di tempo prima di poter capire bene, non avendo quello storico di cui parlavo all'inizio. E così noi vinifichiamo teroldi che chiamiamo classici in legno e cemento, così come vinifichiamo teroldigo in piccole contenitori di legno, barrique, tonneau, e ultimamente nostra ultima produzione, questa bottiglia che vediamo qua inquadrata, il Lefron 2016, prima annata prodotta, che viene fermentato e macerato in cemento grande e poi affinato per 15 mesi in ceramica e in cemento, contenitori più piccoli di cemento, quindi senza utilizzo del legno. Questo per cercare di riprodurre il più fedelmente possibile le caratteristiche del vitigno senza o riducendo al minimo le interferenze esterne, fra le quali le eventuali, che normalmente si ritengono positive, ma comunque interferenze legate a un eventuale passaggio in legno, con buona soddisfazione e quindi anche con la convinzione sempre maggiore e crescente che il teroldo abbia veramente un potenziale. Un'altra domanda è questa: cosa di particolare il terroir del campo rotaliano? Perché è così eccellente? Ma il campo rotaliano è un terreno, diciamo, tendenzialmente pianeggiante. Per la mia esperienza ho imparato che normalmente la viticoltura di qualità si fa piuttosto su terreni declivi, collinari, ma che ci sono alcuni terreni pianeggianti di pianura, fra cui uno su tutti, ricordo sempre il Gran Plateau di Bordeaux, che sono 120.000 ettari perfettamente piani, in cui si fanno alcuni fra i più grandi vini del mondo e che hanno ovviamente delle caratteristiche particolari che li rendono simili ad una
collina che ha anche nature pedologiche diverse. Il terreno di fondovalle che ha la rotagliana, così come altri vocati per la viticoltura, anche di varietà barcarossa, sono fortemente drenanti e ricchi di pietra, ciottolo, e quindi permettono alle radici di albergare in un ambiente tendenzialmente asciutto e con temperature medie alte, in un ambiente diciamo gradevole e confortevole. E il campo rotagliano ha queste caratteristiche, essendo un terreno di origine alluvionale che al di sotto dei primi 30, 40, 50 centimetri di terra ha uno spessore di diversi metri di ciottoli di diverse dimensioni, che poi sono figli della sua natura geologica e delle ultime alluvioni che diciamo hanno finito di forgiare questo suolo fino al 1850 circa, prima anno in cui poi il torrente Noce è stato deviato e quindi è stata bonificata l'area per poterlo rendere disponibile completamente a questo tipo di coltivazione. Grazie mille Giulio. Grazie a voi.